Hola, 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 eccomi qua, eccomi qua, eccoci qua, eccoci qua. Felice Natale, buon Natale per tutti quanti, che sia un buon Natale, che sia. Mi sento tanto Babbo Natale, ci vuole a barba, il cappello. Comunque, su 2 anni ormai che passiamo dei tristi Natali, perlomeno per quello che so in Italia, qui non tanto, insomma. Francamente qui tutto è nella normalità, però insomma leggo ancora e vedo e sento dall'Italia notizie insomma che vogliono rovinare pure quest'altro Natale e vabbè, quando il mondo in questo caso si sveglierà da tutta sta grande bufala, insomma. Può darsi che le cose cambieranno. Vabbè, comunque, buon Natale a tutti quanti. Buon Natale a tutti quanti. E sapete che comunque in ogni caso io non mi fermo, continuo sempre a lavorare, tranne da domani pomeriggio fino al 26, dove dovrò chiudere i computer e tutto, insomma, e quindi dedicarmi solo al Natale. E vabbè. Però, insomma, quindi sto accelerando un po' i tempi per sistemare alcuni file che hanno bisogno di aggiornamenti a causa di sempre delle solite cose, insomma, situazioni che c'è, cioè, come dire, parametri cambiati, tabelle cambiate, fonte dati che si mette a fare sotto Natale, si mette a fare cambiamenti, insomma, ecco, a proichi. E quindi si sta lavorando su Otodes, che uscirà una nuova versione, oltre al fatto di dover risolvere il problema che da qualche giorno non sta caricando più i dati, a causa di un asterisco. Guardate un po', a volte, come dico sempre, com'è complicato il. A causa di un asterisco, asterisco, sapete, il cancelletto è stato inserito in un codice loro dell'HTML. Insomma, è il file sballato a causa di quell'asterisco. Tutto va a farsi friggere e quindi bisogna. E mi sono messo a lavorare su Otodes, insomma, sul quale ci avevo già lavorato per richiesta di un cliente, insomma, e avevo apportato alcune modifiche. Poi su quella base, insomma, l'ho un poco modificato, insomma, secondo le esigenze generali e insomma. Il file sostanzialmente, o TOTS, sostanzialmente resterà quello che era prima, ma ha delle cose interessanti aggiunte che possono migliorare le performance del file e l'utilizzo del file, o TOTS. Poi c'è in previsione ci sono che c'è prima, pare quota mat che va sistemato. Lo ricordate, quota mat? Poi c'è il form graph che va sistemato, andrebbe sistemato, bisognerebbe dare una bella sistemata su form graph perché, vabbè, form graph, form graph, grafici, chiudiamola che è meglio, form graph, quindi quotamat, hotdogs, form graph, mi pare pure qualcun altro, insomma, poi man mano con il bollettino bavidiano su Telegram avrete notizie di questi file sistemati o addirittura, insomma, migliorati o modificati. Poi sapete, c'è in corso pure Speedbet Prono, no? Sul quale sto facendo i test, là non c'è bisogno di nessuna modifica, solo Angelo mi aveva segnalato e chiesto di vedere un poco, di rivedere un po' i parametri di Speedbet perché non stava dando più i risultati per i quali era stato creato e andava bene agli inizi. Poi, insomma, all'improvviso, non so cosa è successo, insomma, sto file cominciava a non dare più esiti performanti. Pronostici performanti,
Angelo mi avvisò e disse: guarda, se puoi dargli un'occhiata, sono qui, lo sto testando. Giornate che va bene, giornate che prende una buona parte dei pronostici, ma non quelli sui quali si focalizza Speedbet. Cioè, non lo so, va bene per esempio nei combo, nel segno fisso, nel gol e gol, e poi non va bene negli over-under. Over-under sono i due pronostici principali di Speedbet Pro. Poi invece va bene su over-under, ma non va bene sugli altri. Insomma, poi dipende uno da come lo vuole utilizzare, probabilmente, insomma, in virtù anche degli strike che sta tenendo adesso, può scegliere lo stesso di utilizzarlo, insomma, per gol e gol piuttosto che over-under, oppure per il segno fisso piuttosto che per il gol e gol, insomma, quindi. Però lo sto testando ancora, cercando ancora di migliorare, però purtroppo quello, cioè purtroppo, insomma, come tanti altri pronostici, si basa su dati statistici che vanno considerati in un determinato modo. Ora tu li puoi alterare un po', li puoi alterare di più, li puoi alterare di meno, li puoi dare delle forbici più ampie, delle forbici più strette, però insomma i valori quelli sono, cioè non posso dare un pronostico over-under, over 2,5, se per esempio tutti gli indicatori mi danno un 30% di probabilità che quella partita si verifichi over. Non posso, non posso, perché se è il 70% di probabilità statistica che venga fuori l'under, a meno che non faccia, allora come dire, il parametro contrario, cioè a quel punto là faccio un ulteriore trovatore anche su Speedbet, insomma, quindi punto più alla macchia che al pronostico logico derivante dalla interpretazione delle statistiche. E quindi insomma ti metti là, aggiusti il parametro dell'over, però poi si sballa quello del gol e gol, e allora non comincia ad andare bene il gol e gol, poi aggiusti anche il gol e gol, però l'over poi comincia ad andare male, quindi non è facile riuscire a trovare il giusto bilanciamento dei parametri per far sì che, insomma, un file con 7, 8, 9 pronostici, insomma, sia performante, e che lo sia su tutti e 8, 9, insomma, è proprio difficile. Per cui io, come dico sempre, insomma, io ogni file viene fatto per, è focalizzato su determinati pronostici. Poi ci sono altri pronostici a corredo, però sono a corredo, ma non sono quelli di riferimento. Che poi, insomma, nell'utilizzo del file, quando ci si rende conto che pure qualcuno di quelli a corredo ha ottime performance, ma perché non si usa o giocare anche quel pronostico, quindi vabbè, e quindi Speedbet Pro, però oggi è la volta di Oracolo. Oracolo in realtà non aveva bisogno di nessuna modifica, perché si basa su Planet, insomma, i file Planet l'abbiamo risolti, Oracolo addirittura non aveva bisogno di nessuna modifica, nonostante la nuova grafica di Planet Win, però insomma ci ho messo mano perché? Perché un bavigliano doc, Pierre, mi disse: insomma, sai, siccome utilizza molto Oracolo, ed è un fan di Oracolo, lui come alcuni altri, mi disse: sai, Enzo, Oracolo è bellissimo, va benissimo, ne sono felicissimo e quant'altro. Dice: però, dato che adesso i campionati sono frammentati in più giorni, un turno di campionato è frammentato in più giorni, venerdì, sabato, domenica e lunedì, tanto per dire, tre partite, due partite il venerdì, una partita il venerdì, tre, quattro partite, insomma, lo sapete. Dice: sai, siccome Oracolo carica solo il turno di campionato completo di una giornata, presente nel palinsesto della giornata,
E allora per poterlo utilizzare sono obbligato anche a giocare su dei campionati che non è che mi interessino molto. Vabbè, e devo scartare per esempio Serie A, Serie B perché sono frammentati oppure sono due o tre partite, francamente non mi interessa così. Sarebbe possibile fare in modo tale che Oracolo potesse caricare più giornate e quindi avere più quasi, cioè avere tutto il turno di campionato disponibile, dopodiché scegliere cosa giocare e come giocare. Vabbè, invece quindi praticamente invece di fare, perché Oracolo può caricare pure una sola partita di un turno di campionato, però poi lo devi caricare tutti i giorni, cioè vuoi giocare l'Italia Serie A, oggi sta una partita, carico Oracolo per una partita, poi domani ce ne sono tre, carico per tre, però poi sono obbligato a scegliere tra quelle tre, insomma. Vabbè, sono punti di vista. Era possibile poter fare questa modifica, però insomma, questa modifica, come sapete, come vi spiego sempre, anche semplice che sia, però comportava un rimettere mano al file, perché già per esempio bisognava inserire la colonna della data, perché essendo 3-4 giorni differenti non bastava più solo la colonna orario, essendo partite della stessa giornata, quindi divise solo per orario, ma bisognava inserire la colonna data per dire questo gioca venerdì, questo gioca sabato, questo gioca domenica. E quindi già questa colonna sposta tutta la tabella impostata e quindi bisogna mettere mano totale al file. In più, oltre a questo fatto qua del caricare più giorni, che è importantissimo a quanto pare, sul file è stata portata una modifica operativa, funzionale, di maggiore praticità. Nella versione precedente, Oracolo prevedeva l'importazione delle tue tabelle separate, cioè sapete che Oracolo funziona con la tabella principale e la tabella. Andiamo a vedere. Dove sta? Allora, per esempio, lavora. Apriamo per esempio proprio l'Italia, oppure l'Inghilterra. Ecco qua. Allora, lavora con la tabella principale e con la tabella risultati esatti. Queste due tabelle qua sono quelle che vanno aperte per poter far funzionare Oracolo. Allora, nella versione precedente si caricava prima la principale, ok? E la si importava, dopodiché si copiava la risultata esatta e la si importava. Quindi bisognava fare queste due operazioni. Adesso, nella nuova versione, basta aprire il campionato, andare qui sulla C di calcio della testatina del campionato, andare fin giù. E in un'unica operazione caricare le tue tabelle e il file poi ci pensa lui a fare quello che deve fare. Il file graficamente è rimasto uguale, poche cose sono cambiate, però ha queste due funzionalità nuove aggiunte, inserite, che insomma ne facilitano molto l'uso. E andiamolo proprio a vedere. Ok? Eccolo qua. A parte che sono cambiati dei colori, almeno per quanto riguarda questa pagina qua, le altre sono rimaste uguali perché non avevano bisogno di modifiche o quant'altro. Ok? Sono cambiati un po' i colori. Andiamo a vedere, per esempio, l'ultima versione prima di questa. Possiamo vederla. Andiamo un attimo a vedere se la troviamo. Oracolo, dove cavolo sta? Oracolo. Ecco qua, questa era l'ultima versione disponibile. Ed era così. Vedete? Aveva i due bottoni che vi dicevo prima, insomma, aveva questi colori qua, aveva questi bottoni qua, insomma, fatto così, ok? Ora invece è fatto così. Va bene, molto più flat. Ormai in un periodo mi stanno piacendo le grafiche flat, cioè schiacciate, non. Vabbè, comunque.
Poi qua sono state aggiunte le percentuali che prima qui non c'erano più, vedete? È stata tolta la colonna X dal grafico, perché è inutile, perché non pronostica mai la X oracolo, quindi tolta proprio la colonna X, e vabbè, e poi ci sono le percentuali degli strike di ogni singolo pronostico. Vabbè. Poi qua abbiamo sempre il dutching per quanto riguarda i risultati esatti, i sei risultati esatti che Oracolo elabora. Va bene, nel caso si vogliano giocare, per esempio 2-1, 1-0, 2-0, 3-1, lì abbiamo questo che è Bayer Leverkusen in Berlino, ok, 2-1, 1-1, 3-1, dove sta 3-1, 2-0, eccolo qua. 1-0, eccolo qua, e 1-4, eccolo qua. Ok, quindi ti fai il dutching già bello e pronto, basta inserire solo il profitto che si vuole ottenere per ogni, nel caso che una delle 6 vinca, si mette 50, puntata in gioco 50, insomma 101%, nel caso che una di queste risultasse vincente. Però, insomma, pare proprio che Oracolo vada bene, benissimo, proprio su questo touching e sui risultati esatti, insomma, degli eventi. Chi lo ha, mi dice che lo usa particolarmente bene lo sto vedendo una cosa. Questo qua in effetti è un multigol, 1-4. Che ci fa qua? Che ci fa qua? Non dovrebbe esserci qua, perché i risultati sono 2, 4, 6, 2, 4, 6, allora 2 a 1, 1 a 0, 2 a 0, 3 a 1, 1 a 1 e 1 a 2. 5 1-0 e ci sta. 2-1 non c'è. Quindi questo qua è 2-1. Quindi devo spostare questo riferimento qua. Perché la colonna ha spostato il riferimento. Non ci ho fatto caso. Quindi vabbè, questo qua apparirà 2-1 con la cosa e quant'altro. Vabbè, lasciamo stare, questo quello si sta individuato l'errore, vabbè. E quindi insomma ora in questo modo qua, ripeto, l'archivio rimane tutto uguale con i bottoni come prima e quant'altro, così come anche le stats hanno tutti i grafici che c'erano prima. Vabbè, quello che è cambiato insomma è questa, almeno in una buona parte dei colori e delle intestazioni è cambiato questo qua, però il fatto importante è questo qua, cioè la colonna della data che è stata inserita, ok? E quindi la possibilità di poter caricare più giorni in un'unica operazione, cliccando qui su palinsesto e non più con le due copia e incolla. Ok, quindi per esempio andiamo a fare questo esempio proprio qua di Premier League. Vabbè, che si giocherà il 25, il 27, 26, 26, come si può dire? Domenica 25, ah, 26 dicembre, vabbè, e allora andiamo, si fa così, come già sapete, insomma, copiare tutti i dati. Ok, andiamo fino a lunedì, pronto. Copiato sia la tabella principale che la tabella dei risultati esatti tutti insieme, copia. Ok, andiamo sulla versione nuova, andiamo su palinsesto, questo qui è Germania, palinsesto, pronto, database importato. Ok, e quindi 2, 4, 6, 8, 10, andiamo a vedere, vediamo 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Abbiamo tutto il palinsesto, ok, con tutti i pronostici elaborati,
sapete che cliccando qua evidenziamo la partita che vogliamo vedere, ci viene riportato automaticamente qua giù, perché okay, il calcolo e quant'altro che dicevamo prima, oppure si può scorrere qua e scorriamo l'intero campionato, cioè l'intero turno, e vediamo il dacci qui dei risultati esatti. Oppure possiamo giocare con il non gol, gli over-under, le doppie chance o i segni fissi. Ok? Qua abbiamo le statistiche che ci raccontano un po' gli strike, ma anche qua gli strike dei vari pronostici, e quindi possiamo considerare quale giocare o quale non giocare. Difatti qua, per esempio, la percentuale sui pronostici, cioè sui 6 pronostici dei risultati esatti è pari al 50%, quindi sui risultati esatti, perché non è male, ma buono, anzi, proprio giocando sui risultati esatti con questo dacci già pronto, va buono. Quindi queste sono le modifiche importanti fatte qui su Oracle, che è la versione 3, arriva la versione 3, ripeto, con questo si importa, con questo si archivia l'intero turno di campionato con tutti i pronostici e quant'altro, nell'archivio arriveranno i dati che abbiamo archiviato, dopodiché dobbiamo inserire i risultati. Questo qua però posso anche cancellarlo perché sono 17:10. Anzi, faccio a zero proprio l'archivio. Ecco qua, azzerato proprio l'archivio. E vedete, facendo qua archivia, lui porta tutti i dati dall'altra parte. Dovodiché dovremmo poi solo aggiungere i risultati finali. Ah, è bello, no? Ah, è bello. Insomma, veramente speriamo che questo sia l'ultimo Natale. L'ultimo Natale così brutto. Fisso, più chance, sono tutti i risultati, i pronostici, i multigol, anche per i multigol va molto bene comunque. La data, il campionato, il turno di campionato, dopodiché dobbiamo solo inserire i risultati finali, per esempio io ne so 2-1, ok, lui ci dice quelli esatti, quelli errati, e aggiorna le statistiche e quant'altro. Ok, ci siamo? Ok, questo modulo a 0. Babù, questo si azzera automaticamente quando caricate un nuovo palinsesto. Beh, che dirvi più? Che dirvi più? Che dirvi più? Vi piace? Penso che sia utile sta cosa effettivamente che ha chiesto Piero. Babbuno, e ovviamente per tutti quelli che hanno le versioni precedenti, questa versione è totalmente gratuita. Regalino di Natale. Adesso sto pensando a una promozione per domani del Black Friday, invece Black Friday natalizio. È un poco particolare, non sarà il file probabilmente a prezzo stracciato per 24 ore, ma credo che sarà un qualcosa che avrà a che vedere con tutte le festività, fino al 1° gennaio, e tutto quello che accadrà, tutto quello che si acquisterà durante questo periodo avrà un qualcosa di particolare, particolarmente natalizio. Va buono? Quindi. Niente più. Fate attenzione a sta promozione domani di Natale, che vi ho detto, Babbo Natale arriva pure per i Boavidiani. Niente più. Vi ho detto tutto, penso. Qualunque altra cosa me la chiedete in privato, su Telegram, WhatsApp, sulla chat, insomma, dove volete. Un abbraccio a tutti quanti. Un forte abbraccio a tutti quanti.
e trascorrete un sereno Natale, sereno Natale, sereno Natale, con le vostre famiglie, abbracciate molti i vostri nipoti, abbracciate tantissimo i vostri figli, non abbracciate vostra moglie perché come l'abbracciate vi chiede qualcosa di sotto, e voi sono così, appena fai un gesto di carino, un gesto di affetto, dici, amore, sai, ho visto una borsa, un paio di scarpe, appena si abbraccia, mamma mia, e chi t'abbraccia? E chi t'abbraccia? Ma ai nipoti, ai figli, ah, proprio, mangiateveli di baci, mangiateveli di baci, va bene, maggiormente per chi è nonno, va bene, un abbraccio a tutti quanti.